in questo nuovo video. Oggi, come avete capito dal titolo e come dalla Degustabox, andremo ad aprire insieme a guardare i prodotti che ci sono dentro. Iniziamo. Sì, apri tu, dai, vieni qua. Sta arrivando una nuova ospite. Dai, così. No, no, così. Ma è al contrario. Oh, tieni. Ci arrivi. Su 5, 4, 3, 2, 1, vai. Tira parte, brava, brava. Allora, sicuramente sarà la box di aprile, perché siamo ad aprile. Chissà cosa c'è dentro. Vediamo un po' di quando Qui c'è tutto, diciamo, la spiegazione di tutte le cose che ci sono all'interno. Mamma, io. Quindi andiamo a vedere pezzo per pezzo. Qui fa vedere anche la Degustabox Selection. E adesso andiamo a vedere. Allora, questi che Pia ha già visto sono nella Divella, ottimini e ripieni, sono dei biscotti con un cuor di Nella alle nocciole. Questi sembrano molto buoni. Questi si possono trovare nel negozio a 1,89 euro. Poi, continuiamo con la cioccolata, qui siamo dietro. Questo cioccolato bianco con dentro ripieno mango e frutti della passione. Questo qui mi sconfinfra assai. E questo invece lo possiamo trovare a 1,29 euro. Ah, ce n'è un altro, è quello con... Questo qui è buono perché l'avevo preso quando ho fatto la spesa al Lidl. E c'è... Praticamente è al cioccolato e poi dentro c'è il wafer al cocco ed è buonissimo. Poi c'è questa barretta Big Kind Protein Crunchy Peanut Butter. Sì, ma non è per Pia. Vediamo un po' se per caso è senza glutine. Ma non c'è scritto. Questa barretta invece la possiamo trovare... a 1,99 euro, quella con le noci pecan, e invece protein a 2,49 euro. Grazie. Poi c'è questa acqua, penso sia sì, gusto mela e mandorla, è un'acqua, Maurizio aiutami, come si dice? Aroma, ma cosa dici? Aromatizzata micellare della Vita Snella. Questa qui invece la possiamo trovare a 1,29 euro. Poi questa qui, ma non è quella che abbiamo preso, che ho preso, no. Che no, vabbè, comunque l'ho vista in un sacco di video che hanno tutti quanti voluto provarla, ed eccola qui, la birra Moretti filtrata a freddo. E questa qui invece la possiamo trovare a 1,49 euro. Poi pepe rosa e limone, è una spezia della drogheria, e questa qua invece la possiamo trovare a 3,29 euro. Però sono, cioè sono 33 grammi, voglio dire, dovrebbe avere anche il tappo che macina, quindi comunque non è che finisce subito, ecco. Poi la volevo giusto comprare, la pasta integrale, questa qui è delle Stagioni d'Italia, è 500 grammi, e questa qui invece la possiamo trovare al supermercato a 1,99 euro. Poi la besciamella integrale senza lattosio, senza glutine, di questo sarà felice mia sorella perché purtroppo è diventata intollerante al lattosio. Non riesce niente di dolce col pepe. E questo qui la possiamo trovare a 2,59 euro.
Volevo capire perché è integrale. Ah, perché è fatta con la farina di grano saraceno integrale e decorticato. C'è scritto qui. E può contenere soia, ovviamente non c'è scritto però se... Ah sì, ma che orba, non ci crederai mai, ma c'è, è senza glutine. E quindi buono perché c'era scritto anche qua sopra grande come una casa, io sono orba come una talpa. E quindi questo qui è anche buono, comunque ovviamente se la fanno pagare. Però comunque se uno è di fretta e vuole fare una lasagna senza lattosio, senza glutine, perfetto. Poi vedo già delle cose che mi interessano assai assai. Preparato per camomilla, solubile della ricola, è ottima sia calda che fredda. Questa qui la possiamo trovare a 2 euro. E anche questa qua è senza glutine, perché poi a noi la cosa, quello che ci interessa di più a noi è che sia senza glutine. Camomilla solubile. Poi c'è questa pasta di scalogno in olio di girasole. Questa qui si può trovare nel negozio a 1,90 euro ed è della marca Già. Anche questa qua è senza glutine. C'è scritto qui. E questa qui, sinceramente, è la prima volta che la vedo. Non l'avevo mai vista prima, non l'ho mai usata. E c'è scritto che sostituisce lo scalogno fresco in ogni uso, dona un sapore speciale ai vostri piatti. Facile da usare, evita il disagio di maneggiare lo scalogno crudo. Basta aggiungere un po' di pasta di scalogno per insaporire i vostri antipasti, le insalate, le zuppe, la carne e ogni tipo di salsa. Vabbè, la proviamo e poi vediamo com'è. Dalla la mamma. Poi ci sono questi, di cui sono felici i bambini sicuramente, i pavesini al cacao, Sabrina no. E sono 8 pacchetti, questi qua li possiamo trovare a 1,89 euro. E niente, vabbè, loro magari da portare a scuola, sicuramente non tutti, ma qualcuno sicuramente sarà felice. Poi ci sono della Elac due preparati diversi. Uno è panna cotta gusto classico con caramellato, è preparato, già questo qui non vedo l'ora, io adoro la panna cotta, è senza glutine, quindi perfetto, così la può mangiare anche, possono mangiarla anche Gabriele e Maurizio. E niente, mi ispira tantissimo. E poi questo invece mi ispira un po' meno, anche a me, ma proprio zero. Il preparato per budino al cioccolato fondente, e anche questo qua è senza glutine, e questi due li si possono trovare al supermercato a 1,32 euro. E poi come ultima cosa c'è questo sugo al pomodoro della Petti senza zuccheri aggiunti. Anche questo qua è senza glutine, quindi siamo proprio a cavallo. Questa qui è stata una bellissima box per chi è celiaco. E questo qui lo possiamo trovare a 2,09 euro. E niente, mi sconfinfare. Pomodoro 100% toscano, li proveremo e poi vi faremo sapere come sono. Abbiamo finito, adesso come al solito vi faccio una carrellata di tutti quanti i prodotti che abbiamo trovato. Fatemi sapere se voi ne avete già visto qualcheduno di questi nel supermercato. Io alcune cose sinceramente non le avevo mai viste, tipo per esempio la besciamella. E
Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, non dimenticate di attivare la campanellina per non perdere i nostri prossimi video e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!